Tira Trento e vai, ale, 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 non fermarti mai. Un'aquila gialla in un cielo blu. Ora fare capolino sul tappeto verde della Briamascola, terna arbitrale. Questa sera fischierà il signor Cerbasi di Arezzo, che è stato promosso quest'anno in Canci. Nelle passate stagioni aveva fatto il quarto ufficiale, ha diretto una volta in questa stagione, l'ho fatto la settimana scorsa nella sfida di primavera tra Cesena e Lecce. Non perdiamo tempo, allora diamo lettura delle formazioni partendo dalla San Giuliano City. Battezziamo il modulo di Ciceri come 4-3-3. Tra i pali ci sarà Alex Sposito, da destra verso sinistra comporre la linea difensiva Zanon, Manuel Pascali, l'infinito Manuel Pascali, Bruzzone e Baggi. In mezzo al campo Fusi, Pedone e Metlica. Davanti il trio formato da Ambaric Fall, Luca Miracoli ed Emanuele Anastasia. Andiamo a vedere anche la panchina della formazione Briantola con D'Alterio, Cervellera, Ippolito, Guerrini, Keros, Cogliati, Marchi, Casali, Zugaro, De Restinis, Guidetti, Morosina, Cibide. Come detto, una panchina davvero molto molto importante. Risponde il Trento di Lorenzo Danna con Marchigiani tra i pali, in difesa Fabbri, Ferri, Garcia e Galattini. In mezzo al campo Cittadino in cabina di regia con il supporto del prospetto di proprietà della FAL Luca Mihai, che parte, esordisce dal primo minuto, e con Filippo Damian sarà bel cast, il trequartista alle spalle di Brighenti e Saporetti, che ha fatto molto bene nella sfida contro la Pro Vercelli. Un occhio anche alla panchina Aquilotta con Tommasi, Trainotti, Ruffo Lucci, Pasquato, Matteucci, Boccalon, Ballarini, Carini, Semprini e Ianesi. Dirigerà l'incontro, come detto, il signor Cerbasi di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti Peloso di Michelino, Scardovi di Imola. Il quarto uomo sarà il signor Andrea Bordin di Bassano del Grappa. Dunque non ha fatto tanta strada per arrivare in un Briamasco, dove c'è un buon colpo d'occhio, una serata calda, meteorologicamente davvero una bella serata. Il San Giuliano City occupa la metà campo di sinistra, giocherà con la tenuta bianca da trasferta con inserti giallo-verdi, che sono i colori sociali della formazione milanese. Il Trento risponderà attaccando da destra verso sinistra nella consueta e tradizionale casacca giallo-blu. Va a dare ulteriori spiegazioni anche Cerbasi. San Giuliano, che in situazioni non possesso si abbassa con 9 undicesimi. Resta là davanti solo Miracoli, che ora riceve un passaggio di Fabri, passaggio ovviamente involontario. Attenzione a Fusi, batte con il destro, pallone che sorvola la curva nord del Briamasco. Un giocatore molto molto interessante, Pietro Fusi, passato con le maglie di Castellanzese e Casatese, due stagioni da vertice nel campionato di Serie D. Damian, il pestone proprio di Fusi, intervento anche in questo caso non cattivo, tutto ok per il giocatore ossigenato del Trento. La scorsa stagione ha vestito la maglia del Messina ed è di proprietà della Ternana, che l'ha prestato al Trento per questa stagione. Garcia, Ferri, Galazzini, Saporetti. Pensa cosa fare, poi il tocco verso Brighenti, Damian da quest'altra parte. Interessante la posizione di Fabri, è proprio lui a ricevere nel cuore dell'area di rigore. Alza la testa Fabri, crossa all'indietro e il Trento si porta in vantaggio con la stuccata di Luca Pelcastro. Cambia il punteggio al minuto numero 37 alla Briamasco, Trento 1, San Giuliano City 0. Tuffo in bello stile da parte di Belcastro, che ha ricevuto l'ottimo assist di Fabri. San Giuliano che va sotto sulla prima sbavatura difensiva. Abbiamo raccontato il sinistro di Mihai, questa volta il Trento ha ricavato il massimo con il tocco dentro di Fabri e il volo d'angelo da parte di Capitan Belcastro, che dunque porta in avanti il Trento quando mancano 8 minuti più recupero al termine del primo tempo per il San Giuliano. Dunque suona la sveglia, reclama il pallone Miracoli,
manovra ragionata per il San Giuliano. Alex Pedone, Bruzzone, Anastasia, premia lo scatto di Fusi, poi esce bene dai blocchi Fabri, Damian, possibilità di transizione per il Trento, Fabri lascia lì il pallone a beneficio di Saporetti, tunnel di alta scuola, ancora Saporetti, se la porta sul mancino Saporetti, prova a incrociare Saporetti! Il Trento la doppia, che gol da parte di Saporetti, che trova dunque la prima marcatura in questa stagione con la maglia del Trento. Gol pesante perché è arrivato praticamente un minuto dopo il 45esimo, dunque cambia nuovamente il punteggio, Trento 2, San Giuliano City 0. Attenzione, partita con un grande tunnel da parte di Saporetti che ha pazientato, ha portato palla con il piede preferito, se l'è portata sul mancino, l'ha rasoiata sul primo palo e gol importantissimo per il Trento che può andare negli spogliatoi con grande fiducia, con un San Giuliano che abbiamo detto era partito bene ma poi ha colpevolmente abbassato il baricentro concedendo la manovra al Trento che ha giocatori davanti spietati. Ed eccolo qua il fischio di Cerbasi che manda tutti negli spogliatoi, la prima frazione va in archivio con il Trento sul doppio vantaggio, reti realizzate al 37esimo da Belcastro con un bel colpo di testa sul cross offerto da Fabri, raddoppio praticamente un minuto fa con il mancino di Saporetti che permette al Trento di portarsi sul doppio vantaggio. Secondo tempo di Trento-San Giuliano, attendiamo il fischio del signor Cerbasi che nel corso del primo tempo ha distribuito solo un giallo, l'ho fatto ai danni di Ferri per il San Giuliano, ancora taccuino pulito dal punto di vista dei cattivi. Occhiata verso il primo assistente da parte del direttore di gara toscano, non ci sembrano essere state effettuate sostituzioni tra i 22 in campo ma c'è parecchio movimento dalle parti delle panchine, ci aspettiamo ovviamente qualche mossa da parte di Ciceri per cercare di smuovere una situazione divenuta sempre più difficile con il passare dei minuti dopo che il Trento si era portato in avanti con il gran gol di testa di Belcastro su assist al bacio di Fabri, gol ribadito poi da Saporetti che si è messo in proprio e ha fatto davvero un gran bel gol. Rimessa di Zanon, va su Miracoli, fa meglio Cittadino, poi Belcastro, Galazzini, favorisce la ripartenza di Damian che ha giocato una grande partita fino qui, Belcastro, rimane a terra Damian, forse toccato duro da Anastasia, attenzione alla chance per Rafal, si sovrappone Fusi, prova a piazzarla Fal, accorcia le distanze il San Giuliano City con i giocatori del Trento che però protestano per l'intervento ai danni di Damian, cambia il punteggio con il gran gol di Mbarik Fal, il tutto al minuto 4 della ripresa. Si riapre la partita, lo avevamo detto, il San Giuliano era partito molto bene nel secondo tempo, un'azione contestata da parte del Trento che evidentemente chiedeva il fallo ai danni di Damian che era rimasto a terra, poi si era rialzato, fallo non ha avuto pietà di Marchegiani, aperto con il piattone destro e insaccato proprio nella porta davanti alla curva sud dove si fanno sentire dal primo minuto di gioco gli ultras della Trento, hanno ripreso vigori anche quelli del San Giuliano che ora fanno bene a crederci, che ha trovato il primo gol stagionale, ne aveva realizzati 5 lo scorso anno in un attacco al tritolo per quanto riguarda il San Giuliano, degli 82 gol realizzati nella cavalcata trionfale, 61 sono arrivati dal reparto offensivo. Ora Anastasia, ancora pericoloso il San Giuliano, cross radente, arriva sul secondo palo un giocatore del San Giuliano, si trattava di Fusi, San Giuliano che pareggia i conti al Briamasco, partenza a razzo della formazione di Ciceri
che mette a segno un 1-2 terrificante, ha segnato quello che avevamo battezzato come migliore in campo della squadra brianzola. E dunque all'ottavo della ripresa ci ha pensato Pietro Fusi a rimettere tutto in parità, dormita colossale della retroguardia del Trento, che è partito troppo molle e timido in questo secondo tempo e ha subito il ritorno del San Giuliano. Gli applausi di Luca Miracoli. Gol cercato e voluto, quello di Fusi, che è arrivato in spaccata e ha messo alle spalle di Marchegiani. Tutto da rifare alla Briamasco. Trento 2, San Giuliano 2. Garcia, lancio verso Miai, colpo di testa proprio dalle parti di Morosini. Marchegiani allontana il pallone di prima intenzione, poi Fusi prova a stoppare il pallone per Pedone. Belcastro viene atterrato ancora da Fusi, si continua a giocare. Morosini apre per Fall, compone il tridente con Anastasia e Miracoli. Ancora fa il pallone interessante, prova a girarla Anastasia, il gol del San Giuliano che si porta in vantaggio. In questo caso però non è sembrato perfetto Marchegiani. Al 19° della ripresa il San Giuliano opera il sorpasso con il sinistro di Emanuele Anastasia, che trova il secondo gol in stagione. Troppo facile però per il San Giuliano in questa occasione creare dalle parti dell'estremo difensore Aquilotto. Ci ha messo lo zampino anche in questo caso Fall, che ha innescato Anastasia, che è riuscito a calciare con il sinistro. Non sembrava una conclusione irresistibile, ma tant'è, cambia un'altra volta il punteggio. Super San Giuliano nel corso della ripresa e ora sono 3 le reti al passivo per il Trento, che deve provare a cambiare ritmo. Damian Vianesi subito in avanti la formazione di casa. Vianesi l'uno contro uno in area di rigore, si sposta il pallone, poi il cross di Galazzini, prova ad andare su Boccalon. Miai prova a controllare, non era semplice con due giocatori del San Giuliano davanti a sé. Garcia, Fabri perde il pallone un'altra volta il Trento, non riparte in velocità Anastasia. Ora sì, cambio di ritmo del numero 7 ospite, il cross in una zona di campo però dove non c'è alcun compagno. Ha cambiato faccia la formazione di Ciceri, doveva necessariamente cambiare marcia il San Giuliano. Ci si aspettava un ottimo approccio, ma obiettivamente 3 gol nello spazio di 19 minuti forse no. Vedremo se si andrà oltre il 50° di questo secondo tempo. Il rinvio di Sposito, si continua a giocare. Anticipo di Boccalon, poi Ballarini si fa anticipare. Bandiera a scacchi, il San Giuliano viola il Briamasco. Il finale vede la formazione ospite battere il Trento per 3-2. Trento che, come detto, si era portato sul doppio vantaggio nel corso del primo tempo con i gol di Belcastro prima e Saporetti poi nella ripresa. Tutta un'altra musica con il gol di Fall al quarto. 4 minuti dopo il 2-2 di Fusi ha completato l'opera al 19° Anastasia con un tiro radente di sinistro sul quale però Marchegiani non è sembrato perfetto. Una partita dai due volti. Come abbiamo già sottolineato, il San Giuliano dunque si porta a 6 punti in classifica e può guardare con grande fiducia al prossimo impegno casalingo contro la corazzata Pordenone guidata da Di Carlo per il Trento. Seconda sconfitta in 3 partite e il prossimo impegno, che sarà un crocevia molto importante, ripetiamo, trasferta al Martelli di Mantova, dove il Mantova deve provare a iniziare a incamerare punti e farlo alla svelta. La formazione di Corrente è partita male in questo campionato. Dunque per noi